Vediamo. Anche la famiglia Agnelli avrebbe usato il Vaticano per rimpatriare capitali. La rivelazione è stata fatta da Monsignor Nunzio Scarano, ex contabile dell'APSA in Vaticano, finito in carcere con l'accusa di corruzione, al suo amico Massimiliano Marcianò. Quest'ultimo lo ha riferito ai PM di Salerno in un interrogatorio riportato dal Fatto Quotidiano. L'inchiesta per riciclaggio della Procura di Salerno, guidata da Franco Roberti, parte invece dai 560.000 euro in contanti prelevati dal conto Iore e trasformati in assegni circolari grazie a finte donazioni. Marcianò ha riportato le confidenze di Scarano, a partire dalla storia degli Agnelli e dei trucchi per spostare capitali e documenti col timbro della Santa Sede. Scarano sarà sentito ancora dai PM romani in settimana. Ha deciso di collaborare. Dopo l'indagine sullo IOR si annuncia un'inchiesta bis sull'APSA. Non a caso Papa Francesco ha creato una commissione per mettere mano a tutti gli enti economici del Vaticano. Siamo con Papa Francesco, ha detto questa mattina il Vescovo di Salerno, Monsignor Luigi Moretti. La verità verrà fuori. Noi abbiamo in noi la radice del peccato originale, quindi si può sbagliare. E serve sempre di più chi se ne fa carico. Nello stesso tempo vediamo come a volte dagli errori, dallo scandalo, dal male, può nascere un bene maggiore. Noi diciamo che Dio sa scrivere dritto sulle righe storte e sono convinto che anche l'azione del Papa, l'azione della Chiesa nel suo insieme è molto di più di quello che può essere anche purtroppo la presenza del